Ad un mese dallo sgombero si torna a parlare del palazzo di Via Lazio a Montesilvano. Stavolta i problemi sono altri, riguardano la ricezione telefonica, l'uso di computer e POS di chi ha un'attività nelle vie limitrofe. In pratica, alle antenne installate sul palazzo da parte di diversi gestori telefonici è stata tolta l'alimentazione elettrica, ovvero non funzionano più. E questo crea disagi ai residenti e, come detto, a chi ha un'attività commerciale, oltre che ai turisti. Molti che abbiamo incontrato non registrano problemi, mentre altri, come il signor Umberto, può sì telefonare, Il ma... problema che ho riscontrato io è soprattutto una lentezza del traffico dati, internet in pratica, Quindi dal suo telefono. dal mio telefono che ha valori bassissimi. Proprio se voglio scaricare qualcosa mi è praticamente impossibile scaricarlo. A malapena riesco a vedere qualche volta video di YouTube, ma qualche volta, non sempre. Lei ci sta mostrando che cosa? I valori dello speed test? La velocità dello speed test, diciamo nell'ultimo mese, questi sono i precedenti, questi valori qua, quando va normale, nota i valori 30, 80, 90, 30, qua invece addirittura 0,05, 0,27, 1,57, 3,3. Diverso il problema riscontrato da questa signora. Il problema è che anche dentro casa. Quando uno mi chiama non posso rispondere perché non prende il telefono, quindi devo andare fuori, mettermi in una parte dove prende qualcosa, però tipo Facebook non prende. Comune di Montesilvano e Pescara, proprietari della palazzina, sono a conoscenza del problema, ma non hanno voce in capitolo, trattandosi di ripetitori privati. Chi dovrebbe intervenire in sostanza sono i gestori delle antenne.